Una famiglia del nord dell'Italia sarebbe stata arrestata e condannata dopo una lite che ci sarebbe stata con i carabinieri. Un video trasmesso tuttavia nella trasmissione TV di Rai 3 Chi l'ha visto, condiviso molte volte nei social, avrebbe promesso la riapertura del caso e la riabilitazione della famiglia. Nelle immagini però si vedrebbe, e sto utilizzando il condizionale, una persona preposta alla funzione pubblica che colpirebbe in modo piuttosto evidente, secondo la mia opinione, al volto una donna dopo che codesta lo avrebbe colpito. Ospite in studio di Rai 3, la persona, la donna in questione, che pensate avrebbe 54 anni di età. L'episodio è vecchio, risale al 2011, all'agosto. I carabinieri sarebbero intervenuti per scortare un carattrezzi incaricato di rimuovere l'automobile della donna, che nella fattispecie sarebbe una Fiat multipla, parcheggiata in un terreno di proprietà della famiglia. Il problema sarebbe che il mezzo avrebbe impedito il passaggio nel vicolo e sarebbe stata chiesta così la rimozione forzata. La famiglia si sarebbe opposta, quella strada è nostra, avrebbe detto, e così l'automobile non sarebbe stata mai spostata e qui sarebbe appunto venuto in soccorso le forze dell'ordine. Come mostra infatti il video, la donna sarebbe salita nel tettuccio, sarebbe stata presa in malo modo da una persona che appartiene alla forza pubblica per poi essere schiaffeggiata. A quel punto sarebbe intervenuto il fratello ed entrambi sarebbero stati ammanettati alla ringhiera. A restare insieme ai genitori sarebbero stati condannati in secondo grado per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In corso ci sarebbe anche una causa civile, con richiesta di 20.000 euro di risarcimento del danno, perché il referto confermerebbe che entrambi i carabinieri intervenuti avrebbero ricevuto un trauma toracico con fratture e contusioni. Vi ringrazio per l'ascolto, intanto la donna avrebbe chiesto proprio nella trasmissione Chi l'ha visto, la revisione del processo per il video di cui poc'anzi vi ho parlato. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy altrui. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Questo video nasce solo per informare eventuali persone nel rispetto della privacy altrui, visto che non sono presenti né nomi né cognomi. Grazie, un cordiale.